Con noi per esempio Radio Popolare, lo avevamo annunciato, lo abbiamo chiamato senza nessun tipo di preavviso, ma lui ha risposto sì, lui è sempre pronto. È il momento tanto atteso dagli ascoltatori durante tutto il weekend, il question time in merito al Galateo. Non solo mie di Alessandro le domande al nostro docente di materia di Galateo, ma anche vostre al 331-6214013 via sms, la mail è per esempio radiopopolare.it oppure il gruppo di Facebook. Allora, buonasera, dottor Lapo. Buonasera. Buonasera, buonasera carissimi. Che gioia sentirvi sotto questa pioggia insostenibile dal punto di vista morale e istituzionale. Certo. È vero, è vero. Cominciamo direttamente con le domande? Ma certo. Allora, le del Galateo dimenticarsi di chiamare un proprio collaboratore che doveva venire in onda per le lezioni di Galateo e quindi fargli un'improvvisata alle 5:15. Lede il Galateo tutto questo? Naturalmente no, perché rientra, come dire, erga omnes nella fattispecie delle cose che si possono naturalmente perdonare, insomma. Grazie. Se non altro per consuetudine, è vero. Grazie, grazie. Senti, e il fatto che lo stesso collaboratore del Galateo risponda tranquillamente e dice vado in onda, tanto non ho un cazzo da fare nella vita, è disdicevole? No, ma è corretto, per cui la verità, come sappiamo, non sempre incrocia i dettami del Galateo, però sappiamo anche che non è la peggiore delle opzioni, soprattutto in un paese come il nostro, dove la menzogna, voglio dire, è moneta corrente come la vecchia lira. Okay. Allora, parlando di equipaggiamento antipioggia, la domanda che ci sorge e che probabilmente sorge a tutti quelli che vanno in giro con una tuta antipioggia è questa: ma mi devo me la devo togliere prima di entrare al lavoro, quindi alla fine bagnandomi perché me la tolgo alla pioggia, o me ne frego e vado su e me la cambio, mi tolgo i pantaloni antipioggia in ufficio, anche magari ammiccando in una specie di farlocco striptease? Ma cari, non ha nessuna importanza, non ha importanza, l'essenziale, scusatemi, è eminentemente la foggia della tuta medesima, ovvero non ci interessa se bagna o meno, l'essenziale deve essere di buon taglio. Rivolgetevi a un sarto, anche qui un'altra battaglia culturale da perseguire, oltre al caminetto e alla tenuta di caccia personale, che chiunque abbia un ottimo sarto a disposizione, meglio se a Savile Row a Londra naturalmente. Certo, naturalmente sì. Senta, la mia domanda per quanto riguarda il question time di Galateo riguarda le persone anziane. Allora, diciamo che una persona piuttosto anziana e non più lucida, tipo un nonno, tipo voi, no, un nonno un po' di più. No, un nonno vero, comincia a fare dei capricci. Faccio un esempio: sì primarie, no primarie, sì partito, no partito, ne faccio uno io, cambio idea, pigliami, cambio idea, pigliami. Ecco, se il nonno fa i capricci, il Galateo dopo quanto permette di mandarlo a culo. A pescare? No, no, allora, la soppressione dell'ottuagenario non è prevista, voglio dire, dai dettami del Galateo. Nel caso, per esempio, ecco, non so, pensiamo di avere un nonno come Emilio Fede, per esempio, il mio amico Antignani me lo segnala spesso, che lui è un dirimpettaio di fede, per esempio. Dice, io per esempio lo devo sopprimere, anche se non è mio nonno o è comunque una persona anziana. Allora, sappiamo che il Galateo ci impedisce la soppressione del vecchietto. Ciò non di meno, io invece la invoco nel caso dei votanti alle primarie. Secondo me andrebbero tutti soppressi, ovviamente meglio se con granate incendiarie. Quello però è una mia opinione personale. Lei è un mostro, dopo tutto. Lei è una brutta persona. Una brutta persona. Che si nasconde con lo scudo del Galateo. Veniamo a qualche argomento su cui forse non rincontrerà le ire degli ascoltatori. Allora, ritorniamo alla pioggia. Stasera il nostro ascoltatore X deve andare a prendere la sua bella Y e c'è il grosso problema della pioggia. Come ci si comporta in questo caso? Ombrello, che tipo di ombrello, come la si accompagna? Cioè, si tiene l'ombrello lei a braccetto oppure la si fornisce di un ombrello tutto suo? Come si fa in questo caso? Si apre la portiera, tutte quelle, si va coi mezzi pubblici? Come si fa a fare più bella figura? Allora,
Naturalmente nel deprecabile caso in cui uno non abbia a disposizione la vecchia Rolls oppure per una Bentley, e questo è già veramente troppa roba da perdonare, però in qualche caso sappiamo che possiamo anche utilizzare, diciamo, a guisa di Rolls Royce anche una 500. Ciò detto, l'ombrello lo dobbiamo avere, lo dobbiamo utilizzare, perché dobbiamo ovviamente aprire la portiera e stare attenti. Una volta si diceva addirittura che bisognava mettere una specie di passatoia sotto, perché le signore si presumeva che uscissero con la décolleté anche con la pioggia, non potevano mettersi le galosce, no? Per cui in realtà anche qui altra battaglia culturale è quella che chiunque possa avere almeno due famiglie che permettano di avere una passatoia e di metterla quando poi la stendiamo per entrare dalla portiera che noi abbiamo previamente aperto. In questo caso non lo possono fare i famigli, lo dobbiamo fare noi. Ci guadagna la benevolenza della signoria in questione, naturalmente, non per altri motivi, naturalmente. Arrivano finalmente le domande anche dei nostri ascoltatori, sia via SMS che sul muro di Facebook. Cominciamo da un SMS, 331-6214-013. Un paio di cose da evitare in un colloquio di lavoro durante una cena, oltre ai rutti. Questo è l'SMS che è arrivato, giuro, è qua. Cioè, un paio di cose da evitare al volo, pam pam. Beh, un paio di cose da evitare sono, naturalmente non dovete fare come il sottoscritto, io per esempio ho una idiosincrasia conclamata per gli smalti delle signore volgari, no? In generale per gli smalti, che io non amo, però ecco, se vedete uno smalto che voi particolarmente detestate nella padrona di casa o nelle commensali, evitate di farlo notare. Io mi prendo licenza in realtà di fare il contrario, ma io sono anche il magister del Galateo, per cui ho qualche così eccezione da applicare. Altra cosa che dovete evitare assolutamente è ovviamente di lamentarvi se per esempio la signora in questione è mal depilata oppure ha ma è un colloquio di lavoro a cena! Ma che colloqui fa lei? Ma magari poi è un signore il colloquiatore. Beh, a maggior ragione se è mal depilato il signore. Naturalmente sì. Potrebbe essere imbarazzante, non c'è dubbio. Sapete che una volta io ho incontrato, vi dico solo questo brevemente, ho incontrato in una palestra molto famosa di Milano. I Conti? Sì, no, non posso dire, si potrebbe intendere. Io siccome ho i peli sul petto, questo va detto, e lui mi ha detto, ma che meraviglia, dice, sai che io lavoro per Cesare Ragazzi e vendo tutte per il petto? Io ho detto, accidenti, è veramente il business del futuro. Le parrucche toraciche. Allora, mettiamo caso che la nostra persona che incontriamo in quel caso lì sia il nostro datore di lavoro e abbia la parrucca toracica male applicata. Dobbiamo evitare di farglielo notare. Posso asserirlo con una buona certezza. Allora, abbiamo un'ultima domanda, arriva da Facebook, in realtà abbiamo anche degli SMS. Ma ci chiede Giovanni, posso inveire pesantemente contro il lunedì o incorro in una violazione del Galateo? Veloce! No, però diciamo che è un po' una cosa banale, cioè che il lunedì, I hate Mondays, è un po' una cosa, ecco, così come Thank God is Friday, è una cosa un po' risentita. Io invece inveirei, non lo so, su Rosy Bindi, perché questo è scontato, lo dai, so. Damatra, professore, ci chiedono se, posso tacere alla mia consorte l'incontro platonico con un'amica, visto che la consorte è gelosa? No, ma allora non è tanto platonico. è platonico, ma lei è gelosa lo stesso. Allora c'è sotto la tresca. Allora, ma non sono tutti come lei, prof! Sì, va bene, lo sappiamo. E le banche non governano il mondo, naturalmente. E Mario Monti è una persona di un'onestà specchiata, lo sappiamo. Vabbè, direi che siamo al GR. Sì, più o meno. Ciò non di meno, io direi alla nostra radioascoltatrice di tacere assolutamente e di organizzare serenamente la sua tresca, perché sappiamo bene che il visconte di Valmont con la presidente de Tourvel avrebbe fatto esattamente la stessa cosa. Ed è su questo. Con Mademoiselle de Bourges, naturalmente. Scemo io non pensarlo. Ma scemi tutte e due, guarda. Cochon di un cochon che non siamo altri. Ciao Lapo, grazie. Arrivederci la settimana prossima. Arrivederci, a presto. A presto. Scusi per il breve preavviso di 4 secondi. E con 4 secondi che vi diamo il preavviso, che adesso c'è il GR e ci sentiamo subito dopo.